And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, yeah. Everybody, yeah. Let's get into it, yeah. Get stoned, come on. Get it started, come on. Get it started, yeah. Get it started. Let's get it started, ha. Let's get it started in here. Let's get it started, ha. Let's get it started. Conosci l'articolo 3, comma 2 della Costituzione italiana? Perché? Cosa dice? Lo Stato deve proteggere i propri cittadini da qualsiasi incolumità di tipo morale ed economico possa ledere la famiglia.
Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Camelot, la Maestra Televisione. Siamo a Soverato in questo liceo, grazie ragazzi per l'ospitalità, grazie al dirigente scolastico. E il video col quale abbiamo aperto, un video realizzato da Gianni Sgro, che qui in prima fila lo salutiamo e lo ringraziamo per avercelo concesso, ecco, ci introduce un po' all'argomento di oggi. Parliamo di gioco d'azzardo, parliamo ecco, di un fenomeno che si fa sempre più preoccupante. Andremo a sviscerare questo argomento con il prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza Antonio Reppucci. Ben trovato eccellenza, grazie per questa presenza. L'applauso accoglie il prefetto e subito dopo ecco, presentiamo l'altro ospite, il questore di Catanzaro, il dottor Guido Marino. Ben trovato anche a lei, dottore. Abbiamo il dirigente che oggi ci ospita, oggi abbiamo messo la scuola, abbiamo fatto diventare uno studio televisivo, professore, grazie per questa ospitalità. Una presenza che è un grande orgoglio, un grande piacere, è quella anche del professore Vittorio Daniele dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, ben trovato anche a lei, grazie. E ritroviamo per i telespettatori, per quelli più fedeli, quindi quelli che ci seguono sempre, una presenza che ormai è un volto noto della nostra trasmissione, Giorgia Ritrovato, la nostra psicologa. Grazie Giorgia. Bene, noi diamo subito la parola al dirigente dell'istituto Guarasci, il liceo Guarasci, che oggi ci ospita, perché ecco, vorremmo sapere qualcosa di questa scuola e poi ecco, ci tuffiamo subito dentro l'argomento di oggi, dentro la tematica. Sì, allora intanto è doveroso ringraziare tutti gli intervenuti e anche voi che ci avete dato la possibilità di fare di partecipare a questa trasmissione, quindi di coinvolgere i ragazzi in questa attività. Allora, la scuola è una scuola di circa 700 studenti che nasce nel 1970 come sezione staccata di Chiaravalle e diventa autonoma nel 72-73, quindi fa 40 anni proprio quest'anno, quindi ci accingiamo a festeggiare i 40 anni della scuola proprio. Un importante traguardo sicuramente, un bel traguardo. È sempre stato un punto di riferimento questa scuola per il territorio, tanti professionisti sono usciti fuori da questa scuola e cerchiamo ancora una volta di mantenere sempre alta la qualità dell'offerta formativa che come scuola cerchiamo di portare avanti. Una scuola che è sempre aperta al territorio, infatti abbiamo risposto con entusiasmo alla proposta che ci è stata fatta di partecipare a questa trasmissione e cerchiamo di essere sempre attenti a quelle che sono le esigenze del territorio, perché riteniamo che una scuola debba essere sempre inserita nel contesto sociale e nel territorio in cui vive. Grazie, grazie professore. Noi, se il prefetto e il questore sono d'accordo, invertirei un po' un cerimoniale che usiamo, quindi invece di dare subito la parola a voi, io farei proprio introdurre l'argomento, mi passi il termine professore, la definisco il tecnico oggi di questa puntata, nel senso che abbiamo dei dati economici che lei ha elaborato, che sono dei dati veramente preoccupanti, dei dati ai quali ecco, poi appena lei ce li darà, chiameremo sicuramente ecco, a commentarli, ma anche a intervenire lo Stato, la polizia e anche la nostra psicologa, perché sono dei dati veramente inquietanti per certi versi. Sì, devo dire che la lettura dei dati dà conto della entità, della dimensione che ha assunto il fenomeno del gioco pubblico legale in Italia, perché dobbiamo capire che ci sono due tipologie di gioco, quello che è autorizzato dallo Stato e che è controllato dallo Stato e quello che invece può essere stimato ed è il gioco illegale che oggi viene svolto prevalentemente in larghissima misura attraverso internet su siti, server che hanno sedi all'estero. Lì abbiamo delle stime che poi dirò, ma concentro la mia attenzione sul gioco legale nelle sue diverse tipologie, dai giochi che sono i giochi classici, quelli tradizionali, le scommesse, ma anche i giochi legati agli sport e poi la grande, diciamo così, fetta, la grande quota che è quella oggi più diffusa e che produce gli effetti, vedremo, più nefasti,
che è quella del gioco online, del videopoker, delle slot machine e così via. Un dato, il primo dato è, diremmo, il fatturato, qual è il giro d'affari, tecnicamente qual è la raccolta che proviene dai giochi. Questa stimiamo nel 2012, abbiamo dei dati ancora provvisori, abbiamo i dati del 2011, 80 miliardi di euro, che è una cifra, capite, enorme, enorme. Corrisponde a diverse manovre finanziarie. Noi discutiamo spesso sui provvedimenti che assumono i governi, sono provvedimenti che dal punto di vista economico hanno una dimensione di gran lunga inferiore rispetto a questa. 80 miliardi, stimiamo 88 miliardi per il 2012, significa che un italiano, ciascuno di noi in media, ha speso in un anno 1.350 euro. Ciascuno di noi significa che naturalmente includiamo in questo calcolo i 60 milioni di italiani, cioè anche i neonati, gli ultracentenari. Insomma, un italiano in un anno spende una cifra astronomica, 1.350 euro. Stimiamo per il 2012 che questa cifra raggiunga e superi 1.500 euro. Abbiamo il rischio che aumenti, se certo. Sì, sì, perché i tassi d'aumento sono enormi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una parte consistente del reddito che ogni anno il nostro paese produce, 1.500 miliardi di euro, una parte consistente, il 5,5% di questo prodotto interno lordo, è legato alla spesa per giochi. Vuol dire che il gioco, dal punto di vista economico, è una delle prime industrie di questo paese, se il termine industria si può usare, perché in realtà non parliamo di una vera e propria industria, proprio per le caratteristiche di questo del gioco. L'altro dato preoccupante è che, guardate, siamo in una fase di recessione nel nostro paese. L'Italia è un paese che negli ultimi 10 anni è cresciuto pochissimo, anzi direi esattamente non è cresciuto affatto. In Italia negli ultimi anni il tenore di vita, noi misuriamo in economia con il reddito medio, è diminuito sensibilmente, molto più che negli altri paesi europei. Vuol dire che le condizioni materiali di vita in Italia vanno progressivamente diminuendo rispetto a quelle del passato. E che cosa cala in Italia? Calano innanzitutto i consumi delle famiglie, questo ciascuno di voi immagino l'ha capito parlando con i propri genitori, ascoltando alla radio, alla televisione le notizie che ogni giorno ci vengono date. La spesa per consumi delle famiglie cala, la spesa invece per giochi aumenta a tassi altissimi. Un dato strabiliante, ha colpito anche me quando ho letto e ho valutato questo dato. Dal 1990, in un paese che cresce poco, la spesa per giochi è aumentata dell'810%. Professore, prego. Ecco, vorrei dare la parola al prefetto di Catanzaro, chiaramente torniamo dopo, perché ecco, iniziamo ad avere una lettura di questi dati proprio a livello anche come fenomeno sociale, come fenomeno che investe, ecco, tutti noi, investe lo Stato. Eccellenza, sono dei dati, veramente si parla di manovre finanziarie qui. Ma guardi, il dato è corretto quello che diceva il professor Daniele, cioè siamo dai 60 agli 80 miliardi di euro che si giocano annualmente, slot machine, ma tra giochi leciti e illeciti ovviamente, il dato è complessivo. Certo, la previsione esatta è impossibile, insomma, diamo molto spesso i numeri come per i proventi della criminalità organizzata, si va da 27 miliardi di euro a 160 miliardi di euro, insomma lo sbalzo è troppo profondo, quindi diamo i numeri. Nessuno mai l'ha conteggiata. Possiamo parlare di quelle leciti e allora la somma ovviamente siamo tra i 10 e i 15 miliardi di euro, i giochi leciti, parliamo lotto, inalotto, slot machine, queste macchinette infernali che poi inducono praticamente, portano a questa vera e propria malattia. Certo,
Questo lo metterei sullo stesso piano del fumo, no? Lo Stato che alimenta cose che non dovrebbe alimentare. Ogni cittadino normale, magari i ragazzi si chiederanno perché poi lo Stato, bene o male è un introito per l'erario pubblico, c'è un flusso economico importante, poi anche se lo Stato non lo gestisse per la parte lecita, ovviamente ci sarebbe la criminalità comune ed organizzata, perché poi è criminalità comune e organizzata a gestire questa massa enorme di denaro. In periodi di crisi, un'altra considerazione esatta con il professor Daniele, paradossalmente aumenta il gioco, perché la gente tenta la fortuna, diciamo così, no? Pensa di modificare le proprie condizioni economiche tentando la fortuna. Che fare? Beh, lo solito discorso, come per la legalità. Famiglia, scuola, parrocchia, non profit, se ne deve parlare sicuramente. Io chiederei ai ragazzi, farei la domanda, a casa vostra ne avete mai parlato a tavola mentre mangiate con i vostri genitori del gioco d'azzardo, del gioco in genere? Penso di no, perché le famiglie sono molto distratte, poi c'è sempre questo gioco al rimpiattino ormai assodato, no? Le famiglie accusano la famiglia accusa la scuola ovviamente non è che stiamo perdendo tutto il tempo accusandoci, perché poi l'Italia è diventato un paese di caste, di corporazioni, ognuno pensa che il problema lo deve risolvere l'altro. Se non c'è questo gioco di filiere, famiglie, scuole, non andiamo, parrocchie e associazionismo di varia espressione, di varia coloritura, non andiamo da nessuna parte, certo. Bisognerebbe pure che le ASL, i servizi pubblici in genere, si accorgano, perché c'è ancora poco personale specializzato che fa da sostegno psicologico per il recupero. Per la verità, nella nostra provincia qualcosa si sta facendo, ne parlavo col direttore generale dell'ASL Mancuso qualche giorno fa, in previsione di questo incontro. È ancora pochissimo. E poi non è che ci possiamo sempre aspettare lo Stato che deve fare tutto. Io dico, ma le famiglie dove stanno? La scuola, io penso che faccia la propria parte. Ho due sorelle che insegnano le scuole medie, eppure lì si trova il tempo di parlarne di droga, alcol, di queste nuove dipendenze che poi sono la preoccupazione fondamentale, ecco, per quanto riguarda la formazione dei ragazzi. Quindi dico, qua il problema fondamentale è diventata la famiglia, è inutile che ci giriamo attorno, la famiglia è distratta, è presa da altri impegni, magari come sbarcare il lunario, specie al sud con la disoccupazione, con i problemi economici che ci sono, tutto diventa più, si aggrava paradossalmente, quindi ecco, bisogna che ne parliamo, qualcuno dice che ne parliamo pure troppo come quelle della legalità, sarà pure vero che non ne parliamo, però se non ne parlassimo proprio vuol dire che è una società che non ha prospettive, proprio parlando penso che abbiamo prospettive, percorsi virtuosi e prospettive incoraggianti. Bene, Questore, quando si parla di gioco d'azzardo, bene o male, si può stare lì, però ecco, quando poi si pensa a quello che c'è dietro, a quello che scaturisce dal gioco d'azzardo in termini di illegalità, c'è anche lì da preoccuparsi veramente. Ma io confesso che sono un profano nel senso che se quelle stime sono attendibili, vuol dire che ogni italiano, compresi i neonati, ha speso 1.300 euro in un anno, vuol dire che qualcuno ha speso 2.600, perché io di gioco d'azzardo, l'unico gioco d'azzardo che conosco è il 3-7. Ma questo per arrivare a quale conclusione? Non perché pretenda il processo di beatificazione, perché non so manco come ho fatto un videopoker, ma perché il gioco d'azzardo credo che per definizione sia una roulette russa, per definizione sia un'illusione di per certi versi anche dettata dalla disperazione probabilmente, ma comunque un'illusione che di poter cambiare la propria vita. E però comunque rimessa al libero arbitrio di ognuno, per cui ha ragione il prefetto, lo Stato non può instillare il buonsenso, non può instillare il senso del giusto, il senso del limite, a un certo punto poniamoci una semplicissima domanda. Il paragone del vizio del fumo è assolutamente fondato, ci sta tutto, anche il paragone, aggiungo io, con chi assume droga. Beh, sappiamo perfettamente che l'assunzione di droga in quanto tale non è reato. L'unica differenza è che se io so perfettamente che fumando vado incontro a qualche accidente,
Sicuramente non vado a sparare a Palazzo Chigi a un brigadiere dei carabinieri, che saluto fin da ora e che vi invito a salutare tutti quanti. La conclusione di questo ragionamento, ripeto, ribadisco la premessa, sono un profano, non sono un tecnico, dico semplicemente che l'attività repressiva, la parte repressiva di questo ragionamento che facciamo oggi non è legata al gioco d'azzardo in quanto tale, è legato a tutto ciò che ha per oggetto il gioco d'azzardo. Penso per esempio a quando lavoravo a Palermo c'era l'imposizione dei videopoker agli esercenti da parte di Cosa Nostra. Ma stiamo parlando di estorsione, stiamo parlando di associazione mafiosa, non stiamo parlando di gioco d'azzardo per cui io punto 1000 se ho 1000 e se no punto 10.000 se riesco a procurarmeli anche a costo di rivolgermi all'usuraio. Per cui delle due l'una, o è un gioco, e allora è inutile, forse ci stiamo affannando a parlare di un problema che non esiste, o non è un gioco ma è un azzardo, è una vera e propria roulette russa che ha distrutto famiglie intere e che ne distruggerà altrettante. Che alimenta di fronte, il giro dell'usura. Non c'è dubbio, ma soprattutto alimenta un dubbio di fronte a queste stime che il professore ci ha fornito, a questi numeri che il professore ci ha fornito. Voglio dire, anche soltanto parzialmente attendibili. No, ma purtroppo non per dubitare, sono vere. No, professore, vorrei chiarire, non perché io voglia dubitare di quello che lei ha scritto, ci mancherebbe altro, ma perché sono un profano. È stato riportato dalla stampa nazionale, Corriere della Sera, Repubblica, questi dati. Io capisco, certo, il suo paradosso. 60-80 no, il punto è, non è tra 60 e 80, io capisco le perplessità perché la cifra è straordinariamente alta. I dati che io ho preso, li ho aggiornati ieri sera, ma dal sito dell'Agenzia dei Monopoli di Stato, quindi il dato è ufficiale, cioè questo è, no, ascolti, no, è un'altra cosa, questo è il gioco ufficiale, ascoltate, forse la minima parte, no, io sto dicendo 80 miliardi è un dato certo, io ho fatto il calcolo sul 2012, siamo a 88 miliardi, mancavano gli ultimi due mesi. Questo è il punto. E no, giusto per chiarire, capisco il suo paradosso. Il punto è, a questo 80 miliardi, che sono i giochi legali a tutti gli effetti, quindi è il monopolio di Stato che ogni anno raccoglie i dati e dice gli italiani hanno speso 80 miliardi, di questi si distribuiscono così. Gli apparecchi, le slot machine per intenderci, cioè il gioco online, è il 55%, cioè 42-43 miliardi di euro, soltanto quello. Signor Prefetto, le stime ovviamente riguardano poi il gioco non legale, un'altra cosa. Lì ci sono soltanto delle stime, si va attorno, l'aveva già detto il Prefetto, attorno ai 15 miliardi stimati. Quindi dovremmo aggiungere agli 80 certi altri 15 miliardi. Sì, sì, comunque sono dati inquietanti. No, ma senza dubbio. Infatti io qualche riserva ovviamente non la avanzavo, non la volevo sollevare sulla genuinità di questi dati. Sul fatto che immagino, da profano, ripeto, che ci sia un sommerso assolutamente non quantificabile. No? Cioè, è come se noi dovessimo stimare l'incidenza dell'usura e dell'estorsione sulla base delle denunce. Allora dobbiamo dire che usura e estorsione sono stati depenalizzati oppure non esistono. Ma non è così, certo. Altrimenti mentiremmo a noi stessi. Allora probabilmente occorrerebbe che chi ha il compito di adeguare certe leggi, crearne di nuove, predisporre certi strumenti, esca dall'equivoco, perché non possiamo parlare di allarme e gioco d'azzardo solo quando succede il guaio di Palazzo Chigi. Dopodiché le famiglie possono continuare a morire, possono continuare ad essere devastate, certo, da questo schifo di gioco d'azzardo. Ma io lo dico da profano proprio perché non ho idea, quindi non ho la presunzione di lanciare né diagnosi né prognosi, figuriamoci, non è cosa mia. Dico però, se le cifre sono queste, santo Dio, qualche cosa di, non lo so se la soluzione sia dichiarare illegali i videopoker, non lo so, non lo so, non spetta a me, quindi non ho ricette in tasca, ci mancherebbe altro. Dico però, una volta tanto usciamo dalla solita logica dell'emergenza tipicamente italiana, tipicamente ipocrita,
Perché non è un'emergenza. Quella che noi stesso creiamo a volte. Ma certo, ma certo. È fatto ordinario. Per cui va benissimo il fatto che ne parliamo con questi ragazzi. L'importante è che non rimangano episodi isolati. Speriamo che il messaggio arrivi anche poi al legislatore, al mondo della politica. Penso perché lo Stato quello ipotizza anche un aumento del gioco, visto che deve recuperare 5-6 miliardi per l'IMU. Va bene, facciamo una cosa. Noi ci lasciamo pochi minuti per la pubblicità e ritorniamo subito dopo. Bene, rieccoci. Stiamo parlando di gioco d'azzardo, lo facciamo qui al liceo Guarasci di Soverato e è arrivato ora il turno della dottoressa Ritrovata. Abbiamo finora iniziato a sviscerare questo fenomeno con lo Stato, col prefetto, con la polizia, con il questore, con il professore che ci ha dato dei dati su base economica, con la scuola che chiaramente porta anche i ragazzi in dei percorsi che danno la possibilità di conoscere questo fenomeno. Ma con lei, dottoressa, vorrei parlare di un'altra realtà che è vittima, a volte inconsapevole e paradossalmente diventa anche complice a volte di questo fenomeno. Parlo della famiglia. Noi abbiamo questo problema che non solo riguarda il giocatore, non solo riguarda chi, passatemi il termine, per certi versi affetto da questa patologia perché sfocia in patologia, ma c'è un'intera famiglia chiaramente che ne fa le conseguenze, ne paga le spese. Oltretutto lei all'interno del Centro Calabrese di Solidarietà ha modo anche di rapportarsi e di incontrare persone che hanno la grande dignità, perché lo voglio dire, il coraggio di mettersi in discussione e cercare anche un rimedio per come uscirne, perché se ne può uscire. Prego. Allora, intanto porto i saluti da parte del mio presidente, di Don Mimmo Battaglia, a tutti quanti. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto, io dicevo prima, per quanto riguarda il video, che era proprio bello il fatto che finalmente si parlasse della famiglia o venisse fuori dal punto di vista proprio del gioco d'azzardo, di quanto la famiglia si faccia carico e sia a volte una presenza trascurata, quando si parla di questo argomento. Io nel mio piccolo, nel nostro piccolo, noi vediamo tante famiglie che sono sicuramente, diciamo, le vittime sacrificali, dico io, di questa situazione, perché a volte il familiare che gioca coinvolge non soltanto l'aspetto lavorativo, l'aspetto personale, ma per intero la situazione familiare, in particolare mogli, in particolare bambini. Noi da pochissimo, tra l'altro, abbiamo intensificato il nostro lavoro facendo dei gruppi proprio per le mogli, perché ci siamo resi conto che il giocatore non è mai da solo a giocare. Spesso c'è una compartecipazione da parte della famiglia nel gioco, ma soprattutto nel silenzio e nella copertura che viene fuori. È quello un po' il discorso della complicità, che dicevo prima, no? Sì. Si rischia di diventare complice. Si viene a creare proprio un circolo vizioso, un meccanismo malato di compensazione, perché il familiare si fa carico di quella che è anche in qualche modo il mascheramento della situazione. Sentiamo ora un po' il pubblico e poi ritorniamo chiaramente per cercare di dare anche qualche suggerimento. Non abbiamo la presunzione di dare ricette miracolose, però quantomeno qualche suggerimento su un'esperienza che sicuramente fa la sua. Darei il microfono a Gianni Sgro, perché in questo video, Gianni, io ti ringrazio, ti do del tu, ti ringrazio per avercelo voluto dare in questa trasmissione, ma soprattutto per come è stato realizzato, perché tira fuori appunto questo aspetto. Tra l'altro abbiamo uno dei protagonisti del video che saluto, l'aspetto proprio della sofferenza e il coinvolgimento di questa famiglia. Con te vorrei fare un duplice intervento, quello chiaramente come autore di questo video, ma anche quello come imprenditore. Tu sei un imprenditore, penso che gli imprenditori si stia male pensando al carico fiscale, pensando alle difficoltà che ci sono, sapere ed essere consapevoli che c'è tutto un giro d'economia che veramente risolverebbe i problemi del nostro paese, diceva il Cristoforo prima, non solo per questa generazione, forse anche per qualche altra. Prego Gianni. Sì, infatti tutto parte da questa volontà di far emergere, diciamo, questi dati. Infatti abbiamo iniziato a studiare questo fenomeno col professore Daniele già nel 2006, quando ci accorgevamo appunto che mentre la crescita dei consumi era al palo,
il gioco continuava a macinare più 10, più 15 all'anno. Tant'è che nella città di Soverato, per dare dei numeri, si giocavano mediamente nel 2003 circa 20.000 euro al giorno, che era già una cifra considerevole. Oggi siamo a cifre che si parla tra i 100 e i 120.000 euro, dipende da se c'è il Superenalotto che ancora deve uscire magari il numero, allora le certo, puntate saltano, ecco, variano per questo motivo, ma in continua crescita. E nell'ultimo anno la crescita non è stata del 15 o del 20% come negli anni precedenti, nei giochi normali, cosiddetti quindi slot machine e gratta e vinci, ma il gioco online sta prendendo piede con le scommesse soprattutto. Le scommesse sportive stanno divorando i nostri giovani. Infatti io oggi il monito che voglio lanciare da parte mia, dalla vista dell'imprenditore, che soldi investiti nel gioco non producono un solo posto di lavoro. Poi questi ragazzi si ritroveranno nel mercato del lavoro a non trovare il nulla, sarà tutto bruciato, perché bruciare 100.000 euro in una città come Soverato, ma questo accade in tutta Italia, certo. Non è che il problema è di Soverato. E vale per qualunque città. Vale per qualunque città, e non si può sperare che in questo sistema economico si possa trovare domani posti di lavoro, quindi il mio rammarico è proprio da questo punto di vista e vorrei che parte proprio da oggi, da questa giornata, un allarme di consapevolezza di come si spende, di moralizzazione verso i consumi, cioè spendere i soldi in un circuito che porta posti di lavoro anziché spenderli magari in una giocata o in un gratta e vinci, che poi vediamo i cestini della spazzatura sono pieni. Certo. Basta andare in un centro commerciale e ci accorgiamo che ci sono questi luoghi dove praticamente anziché andare a fare la spesa, giustamente a comprare delle cose che portano reddito e portano posti di lavoro alle famiglie, ci sono questi banconi che sono carichi di gratta e vinci, e famiglie che hanno i carrelli vuoti, però là davanti sottraggono risorse alla stessa famiglia per spendere in bigliettini che poi finiscono nella spazzatura. Io propongo alla dottoressa Marino, che qui, di adottarcelo Gianni Sgro, perché lui è un creativo. Magari possiamo pensare, quando si parla di lavoro, ecco, di inventarci qualcosa, magari affinché magari un altro video, perché ho visto che poi è piaciuto ai ragazzi, vero? Ok, e quindi magari ecco, pensare di fare questo tipo di intervento. È d'accordo, dottoressa? Mi basta solo un sì o un no? Tranquillo. Sì. sì, no, anche perché abbiamo in programma un altro incontro anche su legalità economica, e penso che proprio l'intervento che ha fatto il dottore, come i dati preziosi che il professore Daniele riesce Daniele sempre. Ormai ce lo sequestriamo, anche perché io abbiamo, ho avuto l'onore di averlo come docente per cui vedremo in qualche io modo. Ho avuto anche l'onore di averlo come docente all'università, quindi, quindi. Lo conosco da vecchia data e so che fa degli studi così acuti, puntuali e sui quali i dati veramente sono garantiti sempre al 100%. Garantiti al come dire, purtroppo sì, devo dire che io sono rimasta sconvolta, sono contenta, per ringrazio il prese che ci ha dato la possibilità di inserire questa tematica nel percorso che sta facendo la consulta nelle scuole della provincia, perché io non conoscevo proprio questi dati così allarmanti, cioè capivo che era un male, insomma, un problema sociale, però solo adesso sto toccando con mano. Li daremo anche agli amici del gruppo di Facebook, della consulta, pubblicheremo qualcosa anche lì. Professore, io vorrei sentire anche lei, perché lei ci porta un po' a dare senso anche a questa tematica. Giornata. Ecco, perché volevo dire questo, voi avete scelto questa tematica nella scuola, avete fatto qualcosa. Tony, è molto semplice. Chi lavora con i ragazzi non può non stare attento a 360 gradi, in pratica, di ciò che avviene intorno e di ciò che avviene dentro, nel luogo dove lavora. No? Quando senti continuamente che il discorso usuale è sempre sullo sport, e questa è una cosa bella, ma certo, poi passa al gioco e al posto della testa si ha il pallone, allora devi incominciare un pochettino a fermarti e a dire come aiutare i ragazzi, no, a fare dello sport qualcosa di sano. Tu sai benissimo che lo sport viene utilizzato in modo pedagogico con i bambini, ci si accorge quando un bambino, diciamo così, è isolato, e quindi dal gioco tu sai benissimo che noi riusciamo a conoscere
è un buon termometro. Tante di quelle, benissimo, no? Ma quando il gioco diventa, quando diciamo il discorso diventa patologico, no? Cioè si parla continuamente in modo ossessivo e compulsivo di queste cose, e allora bisogna fermarsi. Ecco perché la scuola deve anche fare prevenzione. È da dicembre che noi stiamo facendo lezioni in pratica su questo argomento, non tutte le volte, però in pratica lo teniamo sott'occhio proprio per questo motivo, no? I dati detti i ragazzi li conoscono e sono giusti da questo punto di vista informativo. Noi siamo partiti dalla capitale del gioco d'azzardo, che è Pavia, e ci siamo posti il problema come una città sana di questo, esternamente sana in questo modo, dove ospita 24.000 studenti e dove in pratica è una città che cura ammalati, no, gravi, com'è possibile che ogni, in media ogni cittadino spende 2.100 euro in pratica all'anno, e la media nazionale, quella che diceva il professore, è 1.500 euro, diciamo, all'anno. Ecco, questo in pratica è il lavoro che stiamo facendo con i ragazzi per prevenire una cosa del genere, perché non c'è sante che tiene, non si costruisce nulla sul disagio e sul patologico. Soprattutto non si vede futuro, come diceva anche ovviamente Gianni. E vediamo qui, ragazzi, come proprio vivono questi dati, come vivono soprattutto questa realtà. Ti presenti? Tu oggi rappresenti un po' tutti sì, i ragazzi. Sono anche uno la dei rappresentanti d'istituto. Sì. Mi chiamo Mario Taverniti. Siamo tutti noi ragazzi, nel leggere questi dati, abbastanza sconvolti, perché non ci si aspetta dati di questo genere, di una portata così rilevante. Noi vediamo all'interno della nostra fascia d'età, ma lo sottovalutiamo il problema, perché si pensa sempre alla scommessa di tipo sportivo, alla schedina, però dati di questa importanza, di questa portata, sì, un attimino fanno pensare, sconvolgono. È sottovalutato dalla nostra parte anche il problema. È un percorso culturale per certi versi, no? Cioè il fatto proprio di... perché sono sicuro, poi magari sia Giorgia che il professore possono smentirmi o darmi conferma di questo, che a volte ci si avvicina anche per moda a questa cosa, no? Cioè è un po' il dramma che si vive da ragazzi, parecchie cose si fanno perché lo fa l'altro e roba varia. Io penso che, ecco, se nell'essere stato, come ci dice il prefetto, ricordarci che ognuno noi siamo stati, ecco, se ognuno riesce ad essere anche testimone di questi valori e praticarli, magari anche parlandone quando vi riunite a roba varia, penso che una grande mano, un grande aiuto si possa arrivare. Sì, che assolutamente, dici? Sono fenomeni che trascinano. Inevitabilmente chiunque prima o poi ci passa, in minima parte. Poi purtroppo c'è chi esagera, però purtroppo se ne parla tanto, però io penso che da parte dello Stato ci debba essere qualcosa in più. Purtroppo, chiedo scusa, non mi trovo con le parole del prefetto, lo Stato ne parla tanto, però serve qualcosa. Io penso che anche dalla televisione, dalla pubblicità, arrivi spesso uno stimolo a giocare, quelle pubblicità che durano minuti, e poi c'è il trafiletto gioca responsabilmente. Da parte di noi ragazzi questo è criticato, però poi inevitabilmente nella mente del ragazzo resta, in maniera cosciente uno lo critica, però... Ma posso fare una domanda? Prego, qualcuno di voi gioca? Io personalmente no. Qualcuno di voi gioca? Sa che papà, il fratello gioca? Qualsiasi, cioè nessuno sa niente? Permettete una parola? Sì. Aspetta, facciamolo al microfono perché altrimenti si perde tutto quello. No, in risposta a questa domanda più che lecita, perché in base a questi dati qualcuno giocherà, no? Quando poi però si va a chiedere a chi gioca non ce n'è uno. No, è come quando dici tu voti Forza Italia, nessuno dice che voti Forza Italia, però per dei voti. Bravissimo, cioè, è qui che volevo dire. Ora, se dobbiamo mettere i puntini sulle i, il discorso anche che la nostra psicologa metteva in evidenza è che la prima omertà da vincere, cioè se vogliamo aiutare il giocatore, dobbiamo aiutare il contorno intorno a lui, perché la moglie spesso, se non è complice, si vergogna delle attività che fa il marito, i figli sono gli ultimi a saperlo e quindi non possono che subire la situazione, quindi... E c'è molta vergogna nel dire mio marito si è giocato lo stipendio come un fesso ai videopoker, no? Certo. Quindi si nasconde il più possibile. Il vero aiuto è
intanto riconoscere che si tratta di il nostro relatore aveva quasi l'imbarazzo di dirlo, no? Però è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale come patologia. Certo. Si chiama ludopatia. Allora bisogna, se uno è malato di cancro, muovo un esempio banale ma più chiaro di così non si può, non se ne può vergognare, pur se gli è venuto fumando la sigaretta. Certo. E anzi ha tutto un contorno di solidarietà e di appoggio anche da parte dello Stato. Certo. In questo caso dire gioca responsabilmente è come raccomandare le pecore al lupo, non so come dire, cioè se un ludopatico è riconosciuto tale è come dire un tossicodipendente bucati responsabilmente, cioè, è una follia, mi spiego, non si può affidare al libero arbitrio e alla responsabilità del malato patologico la salvezza di se stesso. Ma noi siamo homo sapiens, non siamo homo habilis o erectus. Io oramai lo dubito questo, prefetto, perché le scelte... Allora peggio per l'osso. No, dico, ma le scelte macro e micro nel paese rappresentano questo, cioè che la tassazione, abbiamo una scheda qui, del gioco online sia del solo 0,16%, significa che non c'è volontà da parte dello Stato di... Ma la soluzione qual è? Scusi, io voglio capire, la soluzione qual è? Esatto, io dico tre cose semplicissime. Abolirla. No, dico tre cose semplicissime. Uno, si deve giocare, per giocare ci vuole un codice fiscale, di modo che lo Stato può tracciare la quantità che ogni individuo gioca, primo, e secondo, se non ha una maggiore età, almeno in quello pubblico di gioco, emerge chi e quanto ha giocato. Secondo, un limite di gioco, perché un videopoker non si può ingoiare 10.000 euro in un'ora, ci deve essere un limite di gioco. E terza ed ultima cosa, la tassazione, perché non è possibile che Gianni Sgro, che è un imprenditore, che io ho collaborato con lui all'apertura di una sua attività e sono rimasto proprio impressionato da una pigna alta 10 cm di curriculum di persone che cercano lavoro, no? E questo povero Cristo ne ha assunti tutti quelli che poteva, che erano necessari, però perché un imprenditore che si impegna, muove economia, crea posti di lavoro, paga, ormai la tassazione ha superato il 75%, soprattutto nel settore suo, e uno che si arricchisce distruggendo famiglie, ammazzando società e derubando lo Stato in sostanza, perché 0,16% di tasse, prefetto, se io e lei potessimo avere questo livello di tassazione saremmo ricchi. Come tanto... Ma siamo tutti perfettamente d'accordo, guardi, su questo, sono pensa. I legislatori che devono mettersi in moto. Certamente, il legislatore che deve mettersi in moto. Cioè, il problema della pressione fiscale è un problema che il governo nascente, diciamo, da qualche minuto, possiamo dire, nella sua completezza, si è posto. Crescita e rigore, è una poco complicata mettere insieme crescita e rigore, e tra cui sicuramente c'è l'abbassamento della pressione fiscale, su questo siamo tutti d'accordo, come sulle altre due indicazioni che lei ha dato, il codice fiscale, penso che tutti dobbiamo essere d'accordo. Sull'abolizione, personalmente potrei dire pure sull'abolizione, io non ho mai giocato in vita mia, manca schedina a Totocalcio, perché sono contro qualsiasi gioco, sono pregiudizialmente contrario, non ho mai giocato una schedina, nemmeno quella del Totocalcio, per quanto sia appassionato, ho fatto l'arbitro di calcio e quant'altro, quindi mi trovo pienamente d'accordo, però penso pure che col proibizionismo andiamo a alimentare, quindi ci dobbiamo porre un problema, col proibizionismo la criminalità aumenta, diciamo così, e quindi aumenta il sommerso. Bene, io vi devo interrompere per lanciare, anche noi abbiamo queste dipendenze, quella della pubblicità, la lanciamo e ritorniamo subito dopo. Inizia questo terzo ed ultimo blocco della nostra trasmissione. Ecco, dopo aver sentito i nostri ospiti, aver sentito già qualcuno qui dal pubblico, continuiamo. Quindi ci sono domande, ragazze, ti vedo già armato di microfono, quindi sicuramente lo vuoi usare. Prego, sei? Antonio Cosentino, il quarto E qua al liceo. Volevo ricollegarmi con un attimo a quello che aveva detto il prefetto. Sì. Cioè, questi dati derivano anche dalla situazione economica in cui ci troviamo. Ma no, e come si spera, questa situazione dovrebbe andare migliorando, come tutti quanti speriamo.
però non credo, anzi spero ma non credo che questi dati possano andare calando anche dopo un miglioramento a livello economico, perché questa secondo me, per come la vedo anche nel mio piccolo, è diventata una moda, un passatempo, perché molte persone sono buttati tabacchini a giocare a questi videopoker per un pomeriggio intero, mentre invece di fare altre cose sono buttati addirittura, cioè pomeriggi interi, quasi tutti i giorni, continuamente. Quindi mi sembra che non sia una cosa che possa andare diminuendo così con l'incremento economico e questo incremento economico che si spera possa arrivare. Noi speriamo in voi comunque, quindi ecco, in quel percorso culturale di cui si parlava prima. Vai, tu sei? Io sono Riccardo Griffo del quarto B. Vorrei sapere, il prefetto ha detto prima che non si può aumentare la tassazione per paura di aumentare l'illegalità nel nostro territorio. Vorrei sapere perché proprio in una zona della Calabria dove abbiamo questo problema si cerca di tralasciarlo, si cerca di non fare qualcosa per poter risolverlo e si cerca quindi soltanto di allontanare il problema cercando di non tassare. Secondo me bisogna cercare di tassare e far qualcosa affinché questo gioco illegale diminuisca in un altro modo, non cercando di non tassarlo. Chiaro il tuo messaggio. C'è qualche altra domanda o intervento? Tu sei? Andrea Ranieri, quarto B. Ecco, la mia più che altro è una sorta di riflessione. Convenivo con quanto si è detto prima a riguardo della legalizzazione e regolamentazione del gioco d'azzardo, con magari l'inserimento appunto di un codice fiscale, di un input massimo, di un tot di inserimento, ma più che altro volevo prestare attenzione a ciò che sta attorno al gioco d'azzardo. Se non possiamo cercare di risolvere la problematica dall'interno, magari provando dall'esterno, perché come diceva appunto Antonio, le persone più colpite stanno a passare giorni, ore, serate intere ai tabacchini o comunque lì e con le dannate macchinette. Sono persone che comunque soffrono e hanno un certo livello di status sociale che comunque per la maggiore non va sopra la media, che comunque si trova al di sotto. Ecco, un miglioramento dello stato, della regione, ma anche della situazione familiare, economica o del nucleo di amici, di persone che sta attorno al malato, ai malati, può in qualche modo aiutare ad uscire dalla problematica del gioco d'azzardo? E se sì, magari in che maniera è possibile fare questo sviluppo? Bene, ci fermiamo qui o raccogliamo altri interventi, poi magari proviamo a dare una risposta unica nelle conclusioni. Abbiamo anche il signore. Buongiorno, io mi chiamo Rebbi Celentini Francesco e sono un imprenditore legato al mondo dei giochi. Io vorrei esprimere innanzitutto il mio rammarico perché il secondo convegno che viene fatto nella provincia di Catanzaro riguardo il settore dei giochi, però noi che siamo operatori del settore dei giochi non siamo mai stati invitati. Io mi trovo qua senza nessun invito e mi scuso della mia presenza, ma il fatto che nessuno ci convochi o nessuno venga a parlare con noi non è bello, perché in definitiva parlare dietro le spalle di chi come me imprenditore dà da lavoro a 7 persone, paga i contributi, paga le tasse e tiene delle attività lecite non mi sembra essere una bella l'accusa cosa. L'accusa non è sulla parte lecita, è stato penso per carità. Io comunque volevo fare, ho seguito tutti i vostri interventi e sinceramente rimango un pochino discorde da quello che sono stati più o meno le vostre cose. Ma il professore dico, è vero, condivido la maggior parte del suo discorso. Non mi trovo d'accordo sulla parte della tassazione. Noi abbiamo una tassazione che si chiama PREU, molti di voi lo conoscono, è il prelievo erariale unico, che dal 2012 ad oggi è aumentato di circa 3 punti. Che mi riferivo al gioco online? Sul gioco online? Io nel mio settore ho anche le maledette slot machine, come voi le definite. Le maledette slot machine, però io su quelle slot machine io vado a pagare una tassazione che è a dir poco esorbitante, però nessuno ce lo viene a chiedere e nessuno lo sa questo, però le ripeto, è una tassazione esorbitante e mi creda, non sono soldi rubati, noi non rubiamo niente a nessuno.
quello che il giocatore viene a spendere ovviamente lo fa come lo fa, se è lecito è lecito, noi non andiamo ad indagare, però il nostro lavoro perlomeno mi posso ben guardare, è lecito. Mi consenta, sempre che noi stiamo facendo un discorso così, mi consenta, l'Italia è un paese di lobby e voi siete una lobby, questo è indubitato, siete una lobby, nessuno può dire il contrario, e sfido chiunque a dire che non è così. Deve essere il Parlamento. Ah, prefetto, io non sono iscritto a nessuna lobby. Ma cioè io non ci siamo capiti. Lei fa parte di un... di una certa imprenditoria, che sicuramente ci sta la lobby degli avvocati, la lobby degli ingegneri, lei fa parte di questa lobby. Certamente poi deve essere il legislatore a disciplinare meglio questo ambito. Ma mi spiego. Perché un po', io parlo un po' del proibizionismo, come la droga, come l'alcol e quant'altro. Io le avvicino a questo, perché a lei non interessa, come si dice, pecunia non olet, a lei non interessa se i soldi sono sporchi o non sono sporchi. Cioè, a lei interessa che le portano i soldi, non so se mi spiego. Sì. Che poi lei dà lavoro, sì, mi consenta. Questo non giustifica il fatto che lei dà lavoro. Si può lavorare in tanti modi, perché dietro tutti quei soldi magari le portano, c'è sta pure sofferenza, dolore, sangue. Perfetto. E famiglie che si rovinano. Perfetto. Lei lo pensa questo? Certo che lo penso. Ma certo che lo penso. Ma molte volte. Ma non dico che è illecita, perché se il Parlamento. Ma non dobbiamo passare per criminali noi. Ma chi ha detto? Guardi, se lei guarda. Senti, lei ha la sindrome di accerchiamento. Lei ha la sindrome del catastrofismo. Nessuno ce l'ha con lei. Io me la prendo con il legislatore che deve disciplinare diversamente l'ambito. Guardi, io ho visto un servizio delle Iene della settimana scorsa. Allora, mi perdono, io non posso permettere di andare fuori tema, perché voglio anche fare una precisazione. Questo non è né un seminario né un convegno, questo è, e mi dispiace che voglio dire, ci sia anche, e questo spero serva per il futuro, no? Anche questo tipo di realtà, nel senso che questo è un percorso culturale, un percorso didattico, un percorso pedagogico, prevenzione stiamo facendo, che si fa nelle scuole. Perfetto. Non sull'imprenditore, mi lasci finire però gentilmente, o sulla categoria di imprenditori, si fa su un fenomeno e si va a sviscerare, e non stiamo dicendo cose, perché i dati economici non sono inventati. I dati drammatici sociali che ha tutto il sociali non sono i costi sociali non si sente attaccato, perché non è riguardo lì. Oltretutto, no, si sta parlando di tutto quello che è illegale anche. Che, ecco, se facciamo passare sto messaggio, bravo, è come se non ci fosse. Bravo. No, attenzione, perché purtroppo chi arriva, come dice il prefetto, a mettere i soldi nelle macchinette, non sappiamo che provenienza hanno questi soldi. Allora, voi invece di sentirvi esclusi, proponete dei tavoli, perché si fanno con le istituzioni, si fanno, ma nella tutela del rispetto dei ragazzi, dei nostri. Se dovete fare una battaglia per allontanarli dalle scuole, quello doveva essere una cosa semplice. E se è dovuto alzare la voce per dire mettiamolo lontano dalle scuole, perché la vostra categoria ne ha fatto un cavallo di battaglia. Ma io sono noi mettiamo proprio nelle scuole. Allora, mi perdoni, noi purtroppo ormai siamo fuori tempo. Io devo dare il microfono ai nostri ospiti per l'ultimo giro intervento conclusione. Questa comunque è la prova, la ringrazio per essere intervenuto, ovviamente la prova provata che ancora dobbiamo fare tanto, dobbiamo anche parlarne tanto, per cui ecco, da parte nostra l'impegno sicuramente a rincontrarci, e mi permetto, mi creda, col massimo rispetto, non lo chiami suggerimento, un mio pensiero ad alta voce, ecco, prendete anche voi la parola come categoria, ma non ecco, introfulando un'idea, ma chiedetela perché vi verrà data, ok? Grazie, mi perdoni, non ha neanche il microfono. Allora, Giorgia, vi devo chiedere nei tempi. Grazie, allora, per dare una risposta veloce e forse un aspetto diciamo pratico alla situazione, io volevo dire che sarebbe meglio cominciare a pensare ai ragazzi, lo dico più che altro, al fatto che giocate tutti, giochiamo tutti, perché il gioco è qualcosa che fa parte della nostra vita ed è giusto che sia parte della nostra vita. Il problema è quando ci puntiamo sopra i soldi, il problema è soltanto quello. Nel momento in cui giochiamo ma non ci mettiamo sopra i soldi, forse stiamo solo giocando per il fine stesso del gioco. E fin quando non cominciamo a pensare che questa è una patologia, una malattia, non una moda, non un vizio, non un passatempo, ecco, non è più un passatempo un pomeriggio intero, tutti i giorni, non è più il passatempo, perché io tolgo tempo e tutto il resto.
quindi anche allo sport, agli amici. Io ho conosciuto tanti vostri coetanei che sono venuti a chiedere aiuto e avevano perso amici, famiglia, scuola, studio, tutto. Assolutamente tutto. Giorgia, vogliamo dire che se ne può uscire? Perché assolutamente, questo è un dato certo. Assolutamente. Poi diciamo. Alla vostra età o comunque anche ad età più avanzate si può fare, certo, si può fare. Basta chiedere aiuto. Le persone che hanno dignità e che hanno probabilmente poi costi sociali che sono diventati insostenibili, come diceva il prefetto, perché si parla di ricoveri, si parla di richiesta d'aiuto, si parla di usura, si parla di fondazioni che danno soldi per restituire, insomma, i debiti esorbitanti e tant'altro. Professor Daniele, sì, grazie anche a lei di questa presenza. Grazie. A lei il microfono. No, io volevo dire che ha ragione il gestore. Si tratta di attività illegali, in larga misura, accanto a queste ci sono e naturalmente vanno combattute le attività illegali. Le attività illegali creano lavoro. Il punto però è un altro. Il punto non è discutere se l'attività sia legale o meno. Il punto è che cosa provoca questa dipendenza quando diventa una patologia. Non a caso si è fatto l'esempio del fumo, della droga e del gioco. Perché stanno accanto queste cose? Perché sono tre fenomeni che... Il fumo è legale, abusarne fa male. Il gioco è legale. Se tu abusi del gioco, provochi delle conseguenze sulla tua vita, sulla tua famiglia, sugli amici che ti stanno attorno. Lo Stato si fa carico ogni anno di costi altissimi che derivano direttamente o indirettamente dal gioco patologico. Io penso al giocatore alienato che compulsivamente, autisticamente, chiuso in una stanza, isolato, in pochissime ore consuma le risorse di una famiglia. E questo è il punto. Non è il punto il fatto che sia legale o meno. Il punto è lo Stato non può fare il biscazziere se non si fa, poi fa carico di porre dei provvedimenti arginando il fenomeno. Sono state fatte in questa sede alcune proposte, a me sembrano ragionevolissime e credo che in questa direzione bisogna andare, perché per avere dei proventi modesti in termini di entrate fiscali da parte dello Stato, assolutamente modesti su alcune tipologie di giochi, questo venga diffuso e, come ricordava il prefetto, si debba discutere in questo paese se mettere a distanza dalle scuole oppure no. Ma che paese è quando ci si interroga se una sala giochi può essere di fronte a una scuola? Non si dovrebbe affatto discutere di questo. Bisognerebbe, anche a tutela dei gestori stessi, delle persone che lavorano in questo settore, controllare questo sistema e assumere dei provvedimenti che fossero finalmente risolutivi. Grazie, professore. Professore, prego. Assolutamente d'accordo che lo Stato non può trasformarsi in biscazziere, vorrei aggiungere che non può neanche trasformarsi né in badante, né in tutor, né in assistente sociale. Allora, in attesa che qualcuno decida, no, io non, ripeto, non avendo ricette in tasca e non so stabilire se è giusto pensare di liberalizzare, pensare di disciplinare, pensare di restringere, pensare di allargare. Voglio soltanto dire che ogni volta che se ne parla da decenni di liberalizzare le cosiddette droghe leggere, siamo al punto di partenza, cioè a dire o si stronca il traffico di droga oppure non se ne parla per niente. Cioè quelli che morivano di overdose continuano a morire di overdose, e chi ha il problema di uscire da una tossicodipendenza è un problema in linea di massima suo e basta. Volevo, non ce n'è bisogno chiaramente, ribadire che questa non è una crociata contro chi gestisce i videopoker o gestisce i giochi legali, ci mancherebbe altro. Non è, lo scopo non è criminalizzare nessuno, demonizzare nessuno, no, però io sono abituato che, dato un problema, un attimo dopo comincio a pensare alla soluzione, se esiste. Io mi auguro semplicemente che su quello che è un problema dirompente, perché lo dicono le cifre, lo dicono i morti, lo dicono gli usurai, lo dicono lo dice tutto l'indotto negativo, si intende, di questa porcheria del gioco d'azzardo. E allora, una volta tanto, smettiamola di fare filosofia sul problema, smettiamola, non è un invito a noi, chiaramente, di fare filosofia sul problema lasciandolo lì dove è, senza farlo indietreggiare o avanzare di un millimetro. Provare semplicemente
Ma ad occuparsene concretamente, perché l'unica insidia, a parte la criminalità organizzata, è la retorica, cioè le chiacchiere inutili, di cui siamo primatisti mondiali, sventuratamente. Grazie. Grazie a lei, dottore. Perfetto, poi. Va bene, io volevo dire che anche se i ragazzi hanno detto non giocano eccetera, le statistiche dicono che almeno 1 milione di studenti delle scuole secondarie superiori hanno giocato almeno una volta, quindi è un problema che interessa e quindi queste, cioè, attività di formazione, qui, queste attività di formazione sono. Ma c'è un altro problema, che giocano ragazzi minorenni, perché è lecito, è vero, ma solo per i ragazzi maggiorenni, mentre in realtà poi hanno la possibilità di giocare anche i ragazzi anche minorenni, quindi su questo bisognerebbe fare un controllo e quindi potremmo chiedere colpa ai genitori, certo, cioè, no, però anche i gestori in questo caso hanno una responsabilità, certo, perché non devono far giocare i ragazzi minorenni, quindi devono. Un'ultima cosa poi volevo dire, è bene che i ragazzi sappiano pure che questo tipo di gioco è un tipo di gioco non equo, cioè che vuol dire? La probabilità di essere colpiti da un fulmine camminando per strada è di 1 su 350.000, la possibilità di fare 6 al Superenalotto è di 1 su 622 milioni. Allora è chiaro che queste sono informazioni che i ragazzi, chi utilizza questo tipo di cose, deve sapere. Perché poi ovviamente la, certo, libertà, come dice, è di ognuno di noi, però è bene che l'informazione e sappiamo a che cosa andiamo incontro. Grazie, grazie per quest'altro dato. Chiudiamo con lei, Eccellenza. Ma guardi, su questa terra c'è un'economia buona e un'economia meno buona, no? A volte compriamo le scarpe della Puma fatte magari con lo sfruttamento del lavoro minorile nei paesi, perché poi da cristiani dimentichiamo certe cose, certe provenienze, dovremmo tutti indignarci e alzare la voce. Questa è un'economia secondo me meno buona, ma lo dico a titolo privato, così, cioè, ci sono forme di economia piratesca, schiavista, canagliesca su questa terra. Lo Stato ha messo questi tipi di giochi, però che lo facesse regolamentandolo molto rigidamente, questo è il problema di fondo secondo me, perché troppe persone piangono, troppe famiglie si distruggono e poi i costi sociali, chi li deve pagare? Perché? Perché i costi sociali, noi adesso presso tutte le ASL dobbiamo tenere dei psicologi, sociologi, cioè prima creiamo un problema, poi dobbiamo trovare la soluzione al problema, magari che i costi sociali sono molto più alti. Allora dico, il Parlamento si ponesse, dobbiamo, il problema, certo, in maniera seria, e questo è per rispondere ai tre ragazzi, noi dobbiamo eleggere quando andiamo a votare delle persone serie, oneste e competenti, che si pongono un problema, che poi lo assalgono il problema e lo risolvono equamente, contemperando esigenze e necessità molteplici. Ecco, questo è il messaggio. Poi dico, ragazzi, usate internet pure per documentarvi su queste cose, sulla criminalità organizzata, il fatturato dei giochi d'azzardo, perché se voi non avete consapevolezza di dati, di analisi, come fate a indignarvi? Punto interrogativo. Grazie, grazie Eccellenza, grazie a tutti gli ospiti che hanno dato la possibilità di affrontare questa prima parte del problema, ci ritorneremo, grazie a voi che ci seguite numerosissimi da casa, arrivederci alla prossima puntata. Context. There's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, yeah, everybody, yeah, let's get into it. Yeah. Get stoned, get it started, get it started. Yeah.